5 maggio. Ma Paolo scossa la bestia nel fuoco. Atti 28:5. Relazioni sincere. Dal momento che l'apostolo Paolo venne morso dalla vipera, le persone pronunciarono un giudizio sulla sua persona. Dopo che egli non ebbe nessuna conseguenza, cambiarono immediatamente idea sul suo conto. Le opinioni delle persone sono spesso volubili, devi imparare a scrollartele di dosso, allontanandole da te come Paolo ha fatto con la vipera. I maltesi di cui si parla si sono ricreduti su Paolo elevandolo da criminale a divinità. È incredibile! C'è in questo episodio un insegnamento importante. Diffida di chi cambia idea su di te al mutare delle circostanze. Altro è il comportamento di chi è leale e sincero nei tuoi confronti. Nel rapporto con gli altri l'onestà è una componente indispensabile. L'apostolo Paolo nel suo servizio a Dio era sostenuto da persone che avevano fiducia in lui. Egli stesso attesta, Priscilla e Aquila hanno rischiato la vita per me, Romani 16:3. Definisce Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, ha provveduto alle mie necessità, Filippesi 2:25. Dice altresì che Onesiforo mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena, secondo Timoteo 1:16.